Introduzione e democrazia l'ultimo tabù. Oggi la maggior parte delle persone può anche arrivare ad ammettere che la democrazia abbia dei difetti. Tuttavia quasi nessuno riesce a concepire l'esistenza di una valida alternativa. I rimedi generalmente proposti sono invero tutti tesi a rafforzare ancor di più la democrazia stessa. La crisi del nostro sistema parlamentare è largamente riconosciuta, i cittadini sono ovunque insoddisfatti, accusano i politici di essere sordi alle loro richieste e mostrano un'attrazione crescente verso formazioni più radicali e populiste. Lobby e gruppi di pressione hanno piegato ai loro interessi gli attuali partiti politici. Nessun governo democratico è in grado di tenere sotto controllo la spesa pubblica. Infatti hanno accumulato enormi debiti e tassano oltremodo i cittadini e si ritrovano oggi sull'orlo della bancarotta. In quelle rare occasioni in cui un governo ha cercato di ridurre la spesa, ci sono state proteste di massa contro l'inaccettabile spoliazione dei diritti acquisiti. Poi, nonostante l'elevato ammontare di risorse economiche impiegate dal governo, quasi tutti i paesi democratici accusano tassi di disoccupazione elevati e nessuno Stato democratico dispone di adeguati accantonamenti finanziari per i pensionamenti. Tutte le società democratiche sono soffocate da un eccesso di burocrazia e zelo regolatore, miriadi di leggi e regolamenti. Qualunque problema viene affrontato attraverso nuove normative e ulteriori regolamentazioni. I governi democratici falliscono nel far rispettare le leggi e mantenere l'ordine sociale. Criminalità in aumento, polizia, sistema giudiziario inaffidabili o addirittura coinvolti in fenomeni di corruzione. Vi è quindi profonda diffidenza verso governanti, classi dirigenti, elite e organizzazioni internazionali. Il sospetto è che agiscano oramai al di sopra della legge. C'è anche un pessimismo dilagante nei confronti del futuro, il timore che le generazioni future siano destinate a vivere peggio di quelle presenti. C'è paura verso i flussi migratori e un senso di minaccia alla cultura locale.